Con Francesco che sono un povero prete, no? Quando si devono dire titoli di che si può con la stare allegri. E vi prometto che non parlo più di mezz'ora, quindi no. Il primo scopo è di non farvi perdere il tempo, dunque vi metterò lì alcuni spunti semplicemente e poi la meditazione va avanti per l'opera dello Spirito in noi. Sapete già il titolo che è stato dato a questa meditazione, è questo interrogativo di Gesù, qua dentro il testo di Luca che abbiamo letto: figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Allora ho pensato di fare così, faccio una piccola premessa che tiene conto anche del sottotitolo che mi è stato affidato, la fede nella vita del prete, fragilità e novità. Farò una piccola premessa, poi mi fermerò per qualche spunto su questo interrogativo di Gesù e dirò in uscita così qualche spunto che mi è venuto, che raduna anche delle riflessioni in corso sul nostro ministero, molto semplicemente. La piccola premessa: ormai siamo abituati a ascoltare quando ci viene rivolta la parola, noi preti, siamo abituati a ascoltare tre parole. La prima è: viviamo un cambiamento di epoca. Questo ci domanda un rinnovamento e il rinnovamento chiede a noi formazione, chiede a noi di permanere in formazione. Vuol dire siamo chiamati a metterci in ascolto delle esigenze che servire il Vangelo oggi pone dentro un mondo cambiato, pone a noi nella comunità cristiana e come comunità cristiana. E penso che tutti siamo anche persuasi, dopo questi anni di tentativi, di rodaggio, che la formazione permanente è un fatto sistemico, cioè ci domanda di non separare la diagnosi, cioè il tentativo di capire il tempo che viviamo, dalla riformulazione delle nostre pratiche ministeriali e dalla organizzazione dell'insieme. La formazione permanente ha probabilità di camminare se funziona appunto muovendo tutti gli aspetti che riguardano la nostra vita ministeriale e quella delle comunità cristiane. Sappiamo anche, ed è l'ultimo trattino della premessa, che la formazione permanente avviene dentro il nostro esercizio ministeriale, nella vita di tutti i giorni. Dunque, fondamentalmente, anche secondo la scansione dell'anno liturgico. E dunque, vivendo questo tempo di avvento, ci lasciamo semplicemente interpellare da questo interrogativo di Gesù, che appartiene al Vangelo di Luca, l'evangelista che guida questo anno liturgico, e che è solo suo, è una delle peculiarità del suo Vangelo, così come le due parabole che circondano questo interrogativo. E vengo allora al nostro testo. Questa domanda di Gesù, una domanda che può inquietarci anche un poco, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra, questa domanda di Gesù funge da cerniera tra le due parabole che abbiamo ascoltato, che sono pure due parabole proprie esclusive del Vangelo di Luca. La parabola della vedova insistente, possiamo intitolarla così, e la parabola del fariseo e pubblicano al Tempio. Luca stesso ci avverte che la prima parabola è finalizzata a illustrare la necessità della preghiera perseverante. Dicevo questa parabola per dire che bisogna pregare sempre senza stancarsi mai. La seconda mette in guardia da un modello fuorviante di preghiera, la preghiera che può diventare anche un monologo che tende alla legittimazione di quanto già si vive. Nel caso del fariseo, la legittimazione della propria scrupolosa osservanza che diventa titolo di superiorità, che permette di disprezzare il pubblicano che sta in fondo.
È facile capire che l'unità di questa sezione, due parabole che circondano questa interrogazione, l'unità è data dal doppio tema della preghiera e della giustizia che incrocia il tema della preghiera. Nella parabola della vedova insistente, la giustizia è l'oggetto chiesto, termine ritorna 4 volte in pochi versetti. Nella seconda, la giustizia concerne il dono che il pregante vorrebbe ottenere. Il fariseo attraverso una sorta di autogiustificazione, il pubblicano invocandola come grazia da Dio. E proprio questa funzione discerniera della domanda ci aiuta a osservarne la funzione e quindi anche di coglierne il messaggio. Qui forse dobbiamo ricordare chi sono i probabili destinatari del Vangelo di Luca, i suoi interlocutori. Sappiamo che è un Vangelo scritto intorno agli anni 90, anno più, anno meno. Gli esegeti dicono siamo già alla terza generazione, vuol dire si tratta di cristiani che devono fare i conti con la distanza dagli eventi fondatori. Luca stesso ce ne fa avvertiti nel prologo, quando fa l'elenco di chi lo precede nel raccogliere la tradizione che riguarda Gesù. Vuol dire anche non è più il tempo dell'entusiasmo degli inizi, di quel fervore che è normale quando si assiste o si è coinvolti in qualcosa che inizia. E dall'altro lato, gli interlocutori di Luca sono alle prese con un contesto sociale, culturale e politico complesso. È il grande mare dell'impero romano di fine secolo I, dove, almeno allo sguardo di Luca, valori vicini al Vangelo e valori lontani si mescolano frequentemente e non sono sempre di facile selezione. Si tratta di un mondo, fine secolo I vuol dire l'apice, un mondo che è convinto di poter dettare la direzione della vita, qualche modo di essere una realtà non oltrepassabile. E le piccole comunità cristiane incaricate dell'annuncio del Vangelo si trovano esposte facilmente a una doppia fragilità. Da un lato, il Vangelo appare ai molti scarsamente rilevante, non ha titolo per incidere sulla mentalità, sull'orientamento della vita. È un messaggio fragile che viene dalla periferia. Il mondo può continuare tranquillamente per la sua strada. Dall'altro lato, le comunità cominciano a sperimentare anche al loro interno le loro fragilità. I discepoli non sono perfetti. La fede non è evidente neanche per loro. Basta pensare a un altro testo peculiare di Luca, i due discepoli di Emmaus. E non è scontato per la fede mantenere la sua forma evangelica. Ricordate che il prologo di Luca finisce proprio così. Luca scrive perché il suo caro Teofilo possa constatare la solidità degli insegnamenti ricevuti. Vuol dire non era così facile mantenere la fede in corrispondenza al Vangelo. In una parola, Luca scrive per dei cristiani che sono chiamati a fare i conti con la storia. C'è una distanza alle spalle, c'è una complessità davanti. Occorre imparare a abitare la storia, il mondo, dove la fede appare notevolmente marginale. Bisogna imparare a riconoscere i segni della presenza del Signore, la sensatezza dei criteri che vengono dalla sua parola. Occorre riconoscere la sua peculiare signoria, una signoria molto lontana dal Signore di Roma. Occorre aiutarsi a vivere attingendo continuamente alla parola e allo spirito del Signore Gesù. In questo quadro capiamo che la vedova che si presenta al giudice disonesto poteva facilmente apparire figura della comunità cristiana, che viene assicurata
da Gesù che Dio è sempre interessato a ascoltare il suo grido, la sua invocazione di giustizia. Il rischio della comunità cristiana, come quello di questa povera vedova, è quello di immaginare che le difficoltà che non trovano rapidamente soluzione sono un sintomo del disinteresse di Dio, della sua distanza, dei suoi ritardi incomprensibili, o se vogliamo anche della sua debole signoria. Si potrebbe anche parafrasare così il linguaggio di oggi, della sua scarsa competenza rispetto alla storia che stiamo vivendo. Invece, assicura Gesù, Dio è sempre pronto nella sua generosità a darci ascolto. E però forse il testo, con quella difficoltà che presenta gli esegeti, no, di combinare le due interrogative, vuole anche dire che la generosità di Dio si accorda sempre anche con la sua pazienza, è priva di violenza. E dunque la prontezza con cui Dio interviene è una prontezza sicura e anche sempre paziente. Il verbo macrozimeo sta a indicare questo. Nella comunità cristiana, dunque, l'invocazione perseverante della giustizia si presenta come una professione di fede, pregare e professare la fede. Questa povera vedova, figura della comunità cristiana, domandando giustizia, professa la fede nella signoria di Dio e al tempo stesso mantiene la sua vigilanza, non si rassegna all'ingiustizia. La parabola successiva, quella del fariseo e pubblicano al Tempio, torna sul tema della preghiera e della giustizia per denunciare un rischio grave di deformazione. La preghiera può diventare uno strumento per chiuderci in una presunta superiorità che farebbe dei credenti, si potrebbero riflettere nel fariseo, Sapete che quando gli evangelisti mettono in scena i farisei non sono più tanto quelli di Gesù, ma è una tentazione della comunità cristiana. Potremmo essere tentati, pregando, di chiuderci in una presunta superiorità che farebbe di noi credenti un mondo a parte, autorizzato a giudicare gli altri come degli indegni e degli esclusi. La parola di Gesù non avvalla in nessun modo la pretesa di servirsi di Dio per un confronto con gli altri a nostro vantaggio. Non siamo mai legittimati a dire non sono come gli altri. E la preghiera non può diventare un monologo autogiustificativo dove Dio è ridotto al silenzio, non ha nulla da dire, tantomeno può domandarci conversione. Il finale di questa parabola però è bello, è la preghiera del pubblicano, semplicissima, con la conclusione che torna a casa giustificato. Dunque la nostra casa, la casa della comunità, vive della luce del Vangelo ogni volta che noi ci riconosciamo graziati dalla bontà di Dio. Soltanto l'umile riconoscimento che viviamo del dono di Dio, della gratuità della sua generosità, ci permette di vedere la luce, cioè di vivere nella giustizia perché giustificati. Ogni presunzione che ci esima dalla conversione, dalla ricerca fiduciosa della misericordia di Dio, fa di noi una caricatura e ci pone fuori della giustizia. Sappiamo che il termine giustizia è un termine molto, molto ricco, possiamo però semplicemente prenderlo nel suo senso, diciamo, quasi immediato nell'ottica biblica. La giustizia è sempre la rettitudine delle relazioni regolate da quella che Dio instaura con noi. Tornando dunque alla domanda, la domanda provocatoria di Gesù: ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra? Possiamo riconoscere che questa è una domanda strategica. L'Evangelista ce la tiene in risalto per dirci che dobbiamo custodire questa domanda, è una buona domanda quando siamo alle prese con le difficoltà a cui il Vangelo ci espone, dato che il Vangelo appare debole rispetto alle signorie di questo mondo e rischia di indurci alla rassegnazione. O sull'altro versante, forse un po' meno per noi oggi, ma è una tentazione sempre ricorrente, o
rischia anche di immaginare un rifugio in una presunta superiorità, la fede che diventa elite spirituale, stabilendoci in un mondo a parte, il mondo dei giusti dentro il mare degli ingiusti. La domanda buona dunque che ci tiene vivi è questa, la domanda circa la fede all'altezza del figlio dell'uomo, del figlio dell'uomo che viene. La domanda di una fede sulla terra, tutto qui è pesato, una domanda circa la fede sulla terra all'altezza del figlio dell'uomo che viene. Questa fede ci domanda di affidarci con piena fiducia alla Signoria di Dio, alla sua capacità di fare giustizia, di graziarci, sicché veniamo da Lui giustificati. Il contesto immediato, l'abbiamo visto, ci sottolinea che si tratta di una fede che non rinuncia a invocare la giustizia e dall'altra parte non si rifugia nella presunzione. Si tratta della fede che ha la misura del figlio dell'uomo. Sappiamo che nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, questo titolo, quando è connesso quasi sempre con la parusia di Gesù, indica la figura di valore, il portatore dei criteri che rivelano l'autenticità della vita. E dunque alla fine questa domanda, dentro la funzione che tiene tra le due parabole, è un invito pressante perché la fede torni a Gesù, perché la figura della fede torni verso il Vangelo e se ne lasci continuamente nutrire, animare. Certo, sappiamo, la fede è sempre identica, la fede è l'adesione al Signore Gesù, ma la fede si impasta sempre con la nostra umanità, con la cultura, con la situazione storica, e dunque non è automatico che la figura della fede, quella concreta, corrisponda al Vangelo. È un lavoro sempre da fare, è una conversione incessante che ci viene richiesta. E allora cerco di dire adesso qualche cosa su una fede che torna al Vangelo oggi. Papa Francesco, fin dall'Evangelii Gaudium, ci ha detto che siamo chiamati a un ricentramento evangelico. La nostra risorsa è la gioia del Vangelo. Gioia del Vangelo vuol dire, ad un tempo, la ragione della nostra adesione di fede. C'è un'attrazione che il Vangelo esercita e che ci porta a aderire, ed è la forza dell'annuncio. La gioia del Vangelo è la gioia di chi aderisce e diventa motivo in chi aderisce all'annuncio, perché il Vangelo porta con sé la gratuità del suo messaggio, delle ragioni per le quali ci viene rivolto. Sappiamo che il Vangelo è mai meritato, e d'altra parte chiunque lo vive sa che non è sostituibile, non c'è nulla che lo uguagli. E dunque proprio questo carattere immeritato e insostituibile ci domanda di renderlo disponibile, non possiamo sequestrarlo per noi. E proprio questo ricentramento evangelico ci domanda la pazienza di capire il nostro tempo, di capire le aperture e le tentazioni di chiusura al Vangelo che il nostro tempo porta con sé. È una comprensione paziente, perché non è un atto semplicemente mentale. Ci domanda di rielaborare il modo di abitare il nostro mondo, di servire le comunità cristiane che abitano questo mondo, in modo che esse siano segno della prossimità del Vangelo a tutti. Possiamo allora domandarci anche come siamo chiamati oggi a dare voce come preti, come comunità cristiane, come siamo chiamati a dare voce alla domanda di giustizia, a vederci nella vedova che reclama giustizia, relazioni corrette, sane, che diano dignità a ogni persona. E dall'altra parte, con la seconda parabola,
dove siamo chiamati a togliere legittimità a ogni pretesa di privilegio davanti a Dio. Ecco le questioni del ricentramento evangelico. L'Evangelii Gaudium mi pare ci domanda anche una seconda operazione conseguente, di partire sempre con domande capaci di generare, cioè di metterci in cammino verso una trasformazione missionaria. Potrebbero essere domande di questo tipo: qual è il centro del Vangelo? Come possiamo dirlo oggi come messaggio di salvezza? Vuol dire anche, sempre parafrasando Papa Francesco, come possiamo dire il Vangelo oggi perché risulti grazia di umanità? Nel vocabolario di Luca che abbiamo ascoltato, grazia di vita giusta. Quale comprensione di questo cambiamento di epoca, del passato da cui veniamo, ci aiuta a collocarci evangelicamente nel tempo presente, in modo che possiamo vivere la novità cristiana, la differenza cristiana, come un dono per tutti? Non mi attardo neanche un istante a un minimo di indagine per capire il tempo che noi viviamo. Mi basta soltanto una piccola osservazione. Io ho 72 anni, dunque inevitabilmente ho vissuto una traversata che posso riassumere così. Quando io sono diventato prete, anche un po' prima, il respiro era ancora quello della custodia della fede. La fede era un patrimonio pressoché di tutti. Si trattava di custodire la fede, custodirla magari anche con qualche accento di difesa, perché era una fede in parte aggredita. I dotti parlavano dei maestri del sospetto da cui cautelarsi. Abbiamo attraversato questo tempo, adesso ci rendiamo conto che siamo chiamati a proporre la fede, a annunciarla. La fede non è più presupposta, non è più neanche molto aggredita, qualche volta sì, ma non con troppa convinzione. È una fede latitante, una fede fragile, una fede tante volte scomparsa dall'orizzonte, che appare comunque non rilevante. Assomiglia, come dice Papa Francesco, alle situazioni più o meno dell'impero romano di fine secolo primo, inizio secolo secondo, quelle di Luca. Ecco, come proporre la fede, come servire la fede, come fare in modo che la fede sia una proposta vicina alla vita. Vi metto lì semplicemente qualche spunto che riguarda la figura dell'annuncio e la figura della fede. Le buone domande, a me sembra, traducendo per noi la questione di Gesù, quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra, troverà una fede all'altezza del figlio dell'uomo, le due domande che si incrociano mi sembrano queste: quale figura dell'annuncio dobbiamo curare oggi in modo che possa nutrire una fede all'altezza del Vangelo, all'altezza del figlio dell'uomo? E vi metto lì semplicemente qualche spunto che penso incontrerà molte delle vostre pratiche pastorali, come delle mie del resto, e può poi diventare oggetto di meditazione. Ecco, a me sembra che noi siamo chiamati anzitutto a una figura dell'annuncio che tenga in risalto la sorpresa di Dio. Dio è un fuori programma, non è qualcosa che la nostra storia ha messo in preventivo. È fuori programma, eppure Dio è arrivato fino a noi nella concretissima umanità di Gesù. È una sorpresa alla portata di tutti.
perché è un Dio che si racconta nel modo di essere umano di Gesù, questo modo di essere umano che la comunità cristiana vuole custodire, sapendo di non essere mai all'altezza. E dunque di questa sorpresa ciascuno può fare esperienza, ciascuno che metta alla prova il Vangelo nella propria vita, cioè nei propri modi di agire e di reagire, può scoprire come questa sorpresa di Dio è una grazia di umanità. Ecco, a me sembra che il carattere soteriologico del Vangelo, quel per noi e per la nostra salvezza, oggi si possa dire così: è grazia di umanità. Ciascuno può sperimentarlo quando nella propria vita, cioè nei propri modi di agire e di reagire, si lascia ispirare dall'umanità di Gesù. Un secondo elemento che mi sembra importante è: siamo chiamati a un annuncio che raduna in comunità. Il Vangelo, quando è accolto, diventa la grazia di elaborare insieme la risposta al Signore, di tradurne la fecondità dentro la nostra vita. Ora, appena si comincia questo, ci si accorge che il Vangelo eccede ogni nostra possibilità e ci porta quindi a apprezzare l'apporto di ciascuno degli altri. Soltanto insieme possiamo rispondere del Vangelo, apprendendo gli uni dagli altri e riconoscendo e sviluppando ministerialità diverse. Non si tratta di essere in più a fare le cose, se no non ce la facciamo. Si tratta di qualcosa che è interno al Vangelo, così sovrabbondante nella proposta, nella grazia di umanità, che soltanto insieme possiamo rispondere. Il sogno del Vangelo è precisamente questo, aiutarci a diventare un bene l'uno per l'altro. In una fraternità che viene goduta e invocata come grazia che il Signore mantiene disponibile. Per questo la preghiera del fariseo al Tempio è una disgrazia, perché precisamente pretende l'autorizzazione da parte di Dio di disprezzare l'altro. In fondo, ad ogni Eucaristia noi invochiamo la grazia della fraternità, la grazia di diventare bene l'uno per l'altro. È questa la nuova giustizia del Regno di Dio, diventare per grazia un bene l'uno per l'altro. E lo sperimentiamo anche nei nostri difetti, perché anche lo scambiarsi il perdono è grazia di fraternità, è esperienza della fraternità come grazia. Un terzo tratto che è particolarmente acuto nella protesta della donna, della vedova, la domanda quattro volte di giustizia. Ricordate che questa domanda di giustizia ha alle spalle echi infiniti. Pensate al Salmo 43: Signore, fammi giustizia, difendi la mia causa. Siamo chiamati a un annuncio che dia il coraggio della profezia. Il Vangelo produce sempre una nuova immaginazione della vita, apre possibilità inedite, produce aperture verso nuove esperienze, perché la creatività dell'amore che viene da Dio è inesauribile e porta con sé apertura, perdono, gratitudine. È il coraggio, come fa la vedova del Vangelo, è il coraggio che nega al male l'ultima parola e aspetta il ritorno del Signore. Ossia, non immagina che possiamo far tornare i conti da noi. E man mano che la vita ci porta avanti, quando andiamo verso la settantina, ci rendiamo conto che queste sono delle questioni grosse. Siamo tentati di immaginare di far tornare i conti, ma questo chiude l'orizzonte, ci imprigiona. La grazia del Vangelo, l'amore creativo li tiene aperti e lascia che i conti li faccia tornare lui alla fine, quando ritorna. Ecco, un annuncio così mi sembra un annuncio che il Signore ci mette tra le mani
può alimentare una fede all'altezza del figlio dell'uomo? E metto lì semplicemente tre battute e vado alla fine. Può alimentare una fede che si configura come grazia di umanità. È la fede che ci salva, che risana la vita, che dà alla vita una figura bella. A volte ci viene chiesto, non soltanto dai giovani, a che serve alla fin fine la fede. Ecco, è chiaro, la fede dà nuovo ordine e direzione alla vita, rielabora i criteri attraverso i quali diamo peso ai diversi aspetti della nostra esistenza, crea una nuova architettura della vita. E appunto le due parabole sottolineano questo. È una fede che riconosce il Vangelo come risorsa ineguagliabile per concorrere all'impegno che accomuna tutti gli umani responsabili. Come dice spesso Papa Francesco, c'è un compito che ci accomuna tutti, diventare umani umanizzando il mondo, il che significa uscire dalle disumanità che ci appesantiscono e che creano gli ultimi, che producono lo scarto, che evidenziano il loro disastro, specialmente nei poveri. Una fede dunque come grazia di umanità è la fede che risponde al Vangelo per noi e per la nostra salvezza. Una fede che sia capace di interrogare il Vangelo e anche che si lasci interrogare. Su questo dirò appena una parola poi nella preghiera, ma tre minuti. Ci serve oggi, ed è una figura della fede evangelica, una fede che consenta alle domande della vita di venire a parola. Qui la vedova del Vangelo ci fa di nuovo strada. Alle domande di giustizia di venire a parola. Perché se le domande non vengono a parola, rischiamo di rassegnarci all'esistente, all'ovvio. Siamo sotto l'ingiustizia e va bene, non c'è niente da fare. No, la fede deve lasciare che le domande della vita vengano a parola, diventino interrogazione al Signore, alla sua signoria, diventino patrimonio della comunità dei discepoli. E però ci serve anche una fede che accetti che il Signore faccia a lui le domande. Figlio dell'uomo, quando tornerà, troverà fede sulla terra. E si può sentire qui l'eco di tante domande che Dio nella Bibbia rivolge agli uomini, a partire da quella originaria, ricordate, dov'è tuo fratello? Fino a questa, troverà la fede quando tornerà il figlio dell'uomo. Una fede anche che si faccia annuncio nella forma della profezia. E mi sembra che oggi siamo tutti persuasi che una fede che ha la forma della profezia ha una pratica semplice, quotidiana. È la fede capace di fare della vicinanza una prossimità. Oggi tutti siamo diventati sensibili a questo e mi sembra un appello urgente del Vangelo nel nostro tempo. La profezia della fede oggi è la capacità di fare della vicinanza in questo mondo globalizzato una grazia e un appello di prossimità. È l'inverso del fariseo al tempio. Il fariseo fa della vicinanza una lontananza, caccia distante, ristabilisce, potremmo dire, le fratture. La fede evangelica è una fede che fa della vicinanza una prossimità. È una fede che prende l'iniziativa perché ci sia posto per le domande di senso. Una delle osservazioni più belle che mi è sentito fare in questi ultimi tempi è proprio questa di un adulto che mi ha detto: guarda, la parrocchia patirà, poveretta, è ridotta, ma almeno è un posto dove si possono fare le domande di senso. Le domande che non si possono fare altrove. Una fede che sappia porre le domande di senso, sappia accettarle,
sappia custodire la speranza per tutti. Una fede anche che ha il coraggio di dire a che cosa il Vangelo autorizza e a che cosa il Vangelo non autorizza. Ecco, una fede che vive la vicinanza come pratica di prossimità e in questo modo toglie al male la pretesa dell'ultima parola. Questa pretesa, a me sembra, è il timbro del maligno. Il timbro del maligno è la pretesa che il male abbia la parola ultima, cioè non sia ovviabile, sia fatale. E concludo così. Mi sembra che oggi siamo chiamati, e ci è donato anche, di vivere un annuncio e una fede che si incontrano nella celebrazione. Perché celebrare, pensiamo alle nostre messe domenicali, celebrare è dare risalto a ciò che sta al centro, a ciò che dà direzione e coerenza al tutto. Qui davvero figura dell'annuncio e figura della fede sono chiamate a corrispondersi e suggeriscono il percorso dell'incontro della comunità cristiana. Ecco, ci serve così davvero un annuncio, una figura dell'annuncio e una figura della fede nei quali noi possiamo riconoscerci graziati e espressi, proprio perché il Vangelo è grazia di umanità e nelle nostre mani, quelle di noi presbiteri della comunità, diventa grazia di servire l'umanità. E finisco con una piccola battuta che mi perdonerete, ma è una piccola confessione. Se vi serve la adoperate, se non la lasciate cadere. Tante volte pensando a come cominciare per avere cura della formazione permanente della mia e degli altri, ho pensato che è buono di tanto in tanto partire da questa domanda. Davanti a una pagina di Vangelo che dobbiamo commentare la domenica o in un incontro, possiamo ben domandarci quale figura di annuncio e di fede ripropone questa pagina di Vangelo, quale buona notizia contiene questa pagina e quale figura della fede vuole nutrire, quale grazia di umanizzazione, quale figura della fede viene sollecitata. E come possiamo insieme servire questa figura della fede sulla terra, su questa terra che è la nostra terra oggi, ecco, in modo che il figlio dell'uomo quando torna la possa trovare. Grazie della vostra pazienza di ascolto e buona meditazione.